Bentornati. Allora, adesso voglio iniziare a parlarvi per alcuni incontri dei principali tiri che si manifestano nel gioco della Dama internazionale, cioè di quelli più conosciuti, quindi di quelli a cui è stato attribuito un nome che è diventato poi famoso. Non vedremo proprio i più complessi, ma qualche tiro di media difficoltà lo incontreremo, ma soprattutto cercheremo di riconoscere i meccanismi fondamentali. Questo per potervi fare entrare piano piano nel mondo fantastico di questo gioco, in cui la genialità non ha confini. Il primo tiro che vi presento è quello cosiddetto della passeggiata. Fra i tanti tiri che non hanno una spiegazione, questo in realtà una spiegazione logica ce l'ha. E l'idea della passeggiata è dovuta al fatto che è una sola pedina che si muove, una sola pedina di chi lo subisce, se ne va in giro per la damiera fino all'esito finale. Guardate questa posizione che vi propongo. Il tiro della passeggiata si concretizza così: cominciamo a dare da mangiare e questa pedina mangia. Offriamo un secondo pezzo ed è sempre questa pedina che mangia. Offriamo un terzo pezzo. Ed è sempre la stessa pedina che mangia, si è fatta un bel giro, e noi ne mangiamo 1, 2, 3 e 4. Questo è il tiro della passeggiata. Possiamo anche pensarlo dall'altra parte. Vediamo se riusciamo a mettere in piedi una posizione un po' più complessa. Diciamo che questo pezzo potremmo anche eliminarlo dal gioco. Bene, abbiamo 5 pezzi contro 5 pezzi. In questo caso la passeggiata la facciamo fare al pezzo più esterno. Ecco il meccanismo. Diamo da mangiare un pezzo, diamo da mangiare un secondo pezzo, diamo da mangiare un terzo pezzo. Diamo da mangiare un quarto pezzo. Ed ecco il colpo finale. 1, 2, 3, 4 e 5. Li abbiamo mangiati tutti in quest'ordine. Togliamo dalla damiera. E bianco vince questa posizione. Bene, al prossimo incontro vi proporrò un tiro ancora più complicato. Arrivederci.